sono una chef e oggi vi propongo una ricetta estremamente facile, semplice e veloce che potete usare per gli aperitivi oppure per una piccola merenda. La ricetta si chiama roselline di bresaola con purè di more e ricotta. Allora, gli ingredienti sono bresaola, ricotta, more e petali di calendula. Ho pensato a questa ricetta perché la ricotta così dolce si sposa bene con invece l'acidità e il colore così scuro, bianco e nero, insomma questa differenza delle more. Il tutto poi è guarnito con questi petali di calendula che anche loro con il loro sapore ancora una volta diverso dà al piatto una vitalità pronunciata. Questa è una ricetta velocissima, 5 minuti, infatti basterà amalgamare le more schiacciate insieme alla ricotta. Ottenuta questa crema la si mette sulla fettina di bresaola, si formano delle roselline e si guarniscono con i petali di calendula e il piatto è pronto. I piccoli frutti non sono solo protagonisti di piatti dolci e dei dessert, ma sono anche ingredienti importanti in preparazioni salate. Come Ristoranti della Tavolozza abbiamo promosso lo scorso anno questo contest che ha incontrato un grande successo e adesione da parte di ristoratori e ci siamo accorti che in realtà già moltissimi usavano i piccoli frutti in preparazioni salate. In questo caso abbiamo un piatto preparato dalla chef Clelia Vivalda, che è una delle nostre chef di punta perché lei è sempre stata molto attenta ai prodotti del territorio. Siamo in un contesto particolare, questo piatto Clelia l'ha presentato a Villa Ormone in Fiore. Villa Ormone in Fiore declina il fiore in tutte le sue parti artistiche, botaniche, studi scientifici. C'è una piccola finestra che Villa Ormone in Fiore dedica alla cucina con i fiori. Allora, piccoli frutti e fiori sono quindi i protagonisti di questo piatto che ha preparato Clelia. Andiamo ad assaggiarlo immediatamente. Qui abbiamo che cosa? Una rosellina di bresaola con un ripieno che è di ricotta e more. E la mora è davvero la protagonista di questo piatto. Mora che dà freschezza, punta di acidità giusta e concreta, e quindi voi pensate sempre a abbinare la bresaola con qualcosa che sia il limone, eccetera. Provatela con la mora.